Sia lodato Gesù Cristo. Mi viene a dire che bella pagina di Vangelo che abbiamo ascoltato, perché ogni volta che si parla di amore il nostro cuore gioisce, no? Soprattutto in quest'ultimo tempo un po' difficile per l'umanità, sentire parlare di amore qualcosa che riempie il nostro cuore di gioia. Però se noi stiamo attenti a quello che Gesù ci ha detto, la nostra gioia si può trasformare anche in preoccupazione. Perché? Perché quando si parla di amore non è una cosa facile. No, se io mi domandassi che cos'è l'amore, che risposta mi date? Potete dare qualsiasi risposta, no? Io ricordo quando facevo gli incontri di preparazione al matrimonio, dicevo: che cos'è l'amore? Perché vi amate? E con lo fidanzato e la fidanzata dicevano: perché lui o perché lei mi fa stare bene, perché si prende cura di me, perché io con lui, perché io. Era tutto centrato sull'io. Dicevano cose belle, cose poetiche, forse le hanno lette pure su internet, ma le dicevano. E io dicevo: va bene, allora non vi amate. E li mettevo in crisi. Perché? Perché l'amore non è quello che intendiamo noi, ma l'amore è qualcosa di particolare. Intanto abbiamo ascoltato nel Vangelo che sti farisei per l'ennesima volta vogliono mettere alla prova Gesù e gli dicono: qual è il più grande comandamento? E i comandamenti per gli ebrei non sono i 10 comandamenti che una volta si studiava al catechismo, non so se oggi li sanno i ragazzi. Per gli ebrei esistevano una marea di precetti, oltre 600. Abbiamo ascoltato, no, anche nella prima lettura alcuni precetti: accogliere i forestieri, attenzione alla vedova, all'orfano, restituire il mantello. Sono tutti precetti che per gli ebrei erano importanti, erano come dei comandamenti. Però i farisei si aspettavano che Gesù rispondeva con il comandamento più importante per gli ebrei, che è la loro professione di fede. Non vi dico se la sapete perché è un po' difficile, però vi chiedo: qual è la nostra professione di fede? Qual è la nostra professione di fede? Il credo, bravissimo. Non vi spaventate, che non vi metto i punti, i voti, state non vi rispondete. Il credo, no? Credo in Dio Padre, in Gesù che è il Figlio, lo Spirito Santo, la Chiesa, la comunione con i santi. Questa è la nostra professione di fede. Bene, gli ebrei, la professione di fede, che si chiama lo Shema Israele, cioè ascolta Israele, Shema Israele vuol dire ascolta Israele. Il Signore è l'unico Dio. Tu amerai il Signore al di sopra di tutto, eccetera, eccetera. Penso che la conosciamo. E quindi i farisei pensavano che Gesù rispondeva così. Ma Gesù, e sa quanto pensano i farisei, gli dice: no, il più grande comandamento amare Dio con tutto il cuore, eccetera, e c'è il secondo che è simile al primo: amare il prossimo come se stessi. Quindi, se il primo è questo e il secondo è questo, ma il secondo è simile, correggiamo un po' Gesù, anche se lo sa quello che dice, non esiste il primo comandamento e il secondo comandamento. Esiste un comandamento, che è il comandamento dell'amore.
La legge di Dio è l'amore. Questo è il comandamento. Amare Dio è facile. Se io domandassi a voi, no? Che cosa significa amare Dio? Se non vi vergognate, cominciate a dire tutte quelle cose che abbiamo imparato al catechismo, se ancora ce le ricordiamo. Amare Dio è facile. Io amo Dio perché vado a messa ogni domenica. Ed è giusto. Io amo Dio perché ogni mattina quando mi alzo mi faccio il segno della croce. Poi tante volte questo segno della croce sembra che cacciamo le zanzare. Così, no? Dico che cacciamo le zanzare. Però lo faccio il segno di croce. Io amo Dio perché faccio mille cose, da quando sento l'odore del caffè la mattina fino a quando vado a dormire. Lo amo perché mi dico il Padre nostro prima di coricarmi. Poi durante la giornata non ci penso, ma alla fine. Cioè noi possiamo dire tante cose sull'amore verso Dio, cose vere e cose non vere. Sono tutte vere, ma non vere perché noi a volte non li viviamo. La cosa più pesante è amare il prossimo. Dice San Giacomo, quindi non lo sto dicendo io, che noi siamo bugiardi quando diciamo di amare Dio che non vediamo, ma non amiamo il fratello e la sorella che vediamo. Siamo bugiardi. Sapete perché? Perché Dio ha deciso di incarnarsi, perché Gesù ha deciso che lì dove c'è un fratello, c'è una sorella, soprattutto poveri, lui è lì presente. E per noi l'amore che cos'è? Ti amo perché tu mi fai stare bene. Però il giorno che tu mi fai perdere la pazienza non ti amo più. Ti amo perché tu mi dai tutto quello che io ho bisogno, però il giorno che tu non mi dai, io non ti amo più. Ti amo perché siamo amici, che ne so, la squadra di calcio, ma il giorno che io non gioco più, perché hai l'acciacco, perché hai l'età, eccetera, mi faccio la mia vita e tu ti fai la tua vita. Questo è l'amore. Cioè noi guardiamo quello che gli altri ci danno. E il giorno che l'altro non ci dà niente, amore, amore, lo dice. Cioè non ti amo più. Non è amore. Non è amore. Perché l'amore significa quello che io do all'altro, non quello che l'altro mi dà. È diversa la cosa. Cioè, se io sono capace di dare agli altri quello che desidero io desidero che gli altri mi rispettino, devo rispettare gli altri, se no non amo. Io desidero che gli altri siano attenti ai miei bisogni, devo stare attento ai bisogni degli altri, altrimenti non amo, mi amo. Questo ci dice Gesù, ed è difficile l'amore. Che poi l'amore, possiamo dire, è tridimensionale. Io devo amare Dio, perché se non amo Dio, non sono capace di amare gli altri. Se io non amo Dio, non sono capace di amare gli altri, perché c'è tutto di umano. Seconda dimensione, devo amare gli altri, perché se io non amo gli altri, non dimostro agli altri che amo Dio. Vanno di pari passo. Ma io posso amare gli altri, posso amare Dio, terza dimensione, se amo me stesso. Perché se io non mi amo, se io comincio a dire, ah, non sono capace di fare niente, ah, che sono un disastro, ah, così, ah, un modo, un mortorio,
non posso amare gli altri perché già piango i miei guai. Non posso amare Dio perché se io guardo tutto quello che io non so fare, non sono capace e tutti i guai di questo mondo ce l'ho io e tutte le tristezze e tutte queste cose che mi fanno male in depressione, non amo Dio perché vuol dire che non mi sto fidando di Dio. Vedete, tutte e tre dimensioni vanno insieme. Se manca una di queste tre, non è amore, è un amore esotica. E l'amore è voce del verbo, voce del verbo amare, no, non è che sono in italiano, però amare o amore è voce del verbo ascoltare, voce del verbo donare. C'è qualche professoressa italiana, professore qua? Ma amare, voce del verbo donare e ascoltare, ce lo dice la parola del Signore. Qual è la professione di fede del popolo di Israele? Ditemi gli italiani. Qual è? Lo Shema Israele. Ascolta Israele. Dio ascolta il popolo. Se noi leggiamo la storia del popolo di Israele, ci dice il libro dell'Esodo che Dio ascolta il grido del suo popolo che era schiavo in Egitto e manda Mosè. Dio lo sa che il popolo era schiavo, Dio lo sa quello che stava vivendo il popolo, però sottolinea la Sacra Scrittura che ascoltava e quindi interviene. Se noi vogliamo amare gli altri, dobbiamo ascoltare l'altro. Perché se io non lo ascolto, non lo amo. Se io non ascolto l'altro, che cosa gli posso dare? Una cosa stupida, ma scusa, non è perché l'attenzione, no? Mi è stato chiesto prima della messa, ma che dolce volete da portarci lontano per l'eternità, perché sanno il Signore goloso, che dolce volete? Quello è un gesto di amore, perché io ci posso buttare, che ne so, il tiramisù e poi ci faccio una domanda, perché non devo mangiare. Butta sta a fare per le sorelle, va bene? Quelli sono piccoli gesti che hanno, cioè io sono attento. Se uno è celiaco, ad esempio, e io ci porto una bella pagnotta di pane, non lo sto amando. Ci stai dicendo, vedi che bello pane che fici, sei più bravo, ma non ti sto amando, perché non lo puoi mangiare. Dobbiamo imparare ad ascoltare. Cioè, ascoltare significa sapere quali sono le esigenze, i bisogni dell'altro. E se io ascolto, devo fare quello che l'altro mi sta chiedendo, mi devo donare. Mi devo donare. Cioè, non devo pensare più a me, mi devo spendere, mi devo spezzare per gli altri. Non è facile dire, una volta c'era questa frase che girava, no? Quando io ero ragazzino, noi cristiani siamo pane spezzato per gli altri, è facile dirlo. Ma noi invece dobbiamo spezzarci, cioè dobbiamo fare un passo indietro, ci dobbiamo mettere da parte, o meglio, mettere da parte quelle che sono i nostri bisogni, le mie esigenze, e donarmi agli altri. Allora sto dicendo che io sto amando veramente. E questo lo posso fare solo se io e Dio siamo così, la sola cosa. Perché se non c'è Dio, io sono umano. E quindi non so amare.
non posso amare. Il mio amore ha un limite, proprio perché ci sono le mie debolezze, i miei difetti, le mie fragilità, le mie situazioni negative. No, se io sono una sola cosa con Dio, allora posso amare, perché so e sto facendo una cosa per il mio amato, perché noi soprattutto dobbiamo amare il Signore. Vedete che questa pagina di Vangelo è bella, però ci mette un po' in crisi, come ci sono messo in crisi i farisei. Però chiediamo al Signore di essere uomini e donne di amore, di essere testimoni del suo amore. Sia lodato Gesù Cristo. Grazie.